Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della sindrome dell'ovaio policistico e per farlo siamo in collegamento da Roma con il professor Vittorio Unfer. Buonasera professore e benvenuto. Buonasera a lei e grazie dell'invito. Grazie a lei professore per essere qui. Quindi professore, che cos'è la sindrome dell'ovaio policistico? Allora, col termine sindrome noi intendiamo una serie di manifestazioni, una serie di segni clinici e di sintomi che caratterizzano in questo caso ciò che viene chiamata la sindrome dell'ovaio policistico. In realtà il termine che si riferisce a un'alterazione ovarica, alla presenza di cisti, è in parte sbagliato perché l'ovaio policistico è l'epifenomeno non sempre presente in tutte le pazienti affette da questa sindrome. Quindi ci sembra quasi un paradosso, ci troviamo di fronte a una situazione in cui è possibile che l'ovaio non presentino cisti pur trovandosi all'interno della sindrome dell'ovaio policistico. Ed essendo appunto una sindrome, ed essendo appunto caratterizzata da un insieme di manifestazioni cliniche le più svariate, la paziente spesso si può rivolgere a specialisti diversi, dal ginecologo all'endocrinologo al dermatologo, perché le manifestazioni cliniche possono variare dall'acne alla alopecia androgenetica a alterazioni del ciclo mestruale. Quindi la diagnosi dell'ovaio policistico fu per la prima volta fatta da due studiosi in maniera indipendente, da Stein e Leventer nel 1935, che caratterizzarono queste pazienti per la loro obesità, per l'amenorrea, cioè l'assenza del ciclo da oltre 6 mesi, e per ipertricosi o per irsutismo. La differenza tra ipertricosi, che è un eccesso di peluria nelle zone dove normalmente è presente la peluria anche nelle donne, dico per dire i baffetti o appunto le basette, dall'irsutismo, che è veramente un eccesso di peluria, tanto che ricorderete, oggi non ne vediamo più, grazie a Dio, la famosa donna barbuta che andavano a vedere in maniera decisamente poco etica anche al circo, proprio perché erano queste manifestazioni estreme, quasi tra virgolette animalesche. Oggi non si arriva più a questi eccessi perché la diagnosi è precoce, perché le pazienti giungono prima dallo specialista e quindi vengono chiaramente trattate dopo aver fatto la diagnosi. Ecco professore, lei ha appena detto che le pazienti arrivano prima, quindi dal medico, la diagnosi è precoce, quindi quali sono i campanelli d'allarme a cui dobbiamo stare attenti? Allora, i sintomi possono variare, possono essere diversi. Diciamo che tra i sintomi più frequenti vi è l'alterazione del ciclo. Quindi in una paziente, parlo di una paziente già normomestruata, quindi togliamo la fase adolescenziale, perché avere una irregolarità del ciclo in termini sia temporali, quindi un ciclo che invece che ogni 28 giorni viene ogni 30, 35, 40, 45, in età adolescenziale può essere del tutto normale. In età, diciamo, più adulta, quando ormai il ciclo si era regolarizzato e inizia ad essere non più così regolare, andiamo incontro a quello che viene chiamata l'oligomenorrea, cioè la presenza del ciclo ogni 40-45 giorni, o proprio la menorrea, quindi l'assenza del ciclo, mesi che salto, 1, 2, 3, sono il primo campanello d'allarme o tra i primi campanelli d'allarme che inducono la paziente a far domanda, andare a consultare il ginecologo. Ma non sempre questo capita. Alcune volte i primi sintomi sono legati a un eccesso di peluria, a un eccesso di acne, che spesso la paziente non collega a una problematica ovarica, per la quale si rivolge al dermatologo o all'endocrinologo. Per cui vedete che la policistosi ovarica è una patologia di interesse multidisciplinare, può interessare appunto l'endocrinologo, il ginecologo, il dermatologo, che insieme dovrebbero lavorare per poter cogliere quei sintomi e fare una diagnosi precisa dopo aver fatto le opportune indagini ormonali e anamnestiche e dopo aver fatto la visita specialistica. E anche un eccesso di peso non correlato alla quantità del cibo che si mangia è molto frequente, per cui spesso la paziente ha ragione, riferisce: io mangio come la mia amica ma io ingrasso e lei no. Spesso mi prendo un attacco di fame, torno a casa, apro il frigorifero e quello che trovo mangio. Ecco, anche queste sono manifestazioni che possono essere legate a quell'squilibrio ormonale tipico della policistosi ovarica o della sindrome dell'ovaio policistico. Quindi, dottore, professore, sulla base di quello che lei ha appena detto, nel momento in cui si sospetta di avere la sindrome dell'ovaio policistico, a chi ci si deve rivolgere? Allora, diciamo che
tutti gli specialisti che ruotano attorno a questa sindrome sono assolutamente in grado di far diagnosi e terapia. E, a mio avviso, e così facciamo nel nostro poliambulatorio, la collaborazione di più specialisti è necessaria, perché il trattamento topico anche è estremamente importante. Noi vediamo in queste pazienti una incidenza della depressione oltre il 50% dei casi. Depressione spesso reattiva, perché chiaramente sono pazienti che non si piacciono allo specchio, vorrebbero avere un aspetto estetico diverso da quello per cui appaiono, sia a causa dell'obesità che dell'acne che dell'alopecia androgenetica. L'alopecia androgenetica è un fenomeno molto importante per le donne. Perdere i capelli per le donne è un sintomo importante che riferiscono con angoscia, e per cui io dico sempre che i capelli sono per la donna un carattere sessuale secondario al pari del seno, no? E quindi vogliono apparire belle. È chiaro che molti si è influenzati dall'età dell'insorgenza della sindrome dell'ovaio policistico e anche dalla sua manifestazione clinica. Mi spiego meglio, la policistosi ovarica è la causa più frequente di anovulazione cronica, il che vuol dire che la paziente ha difficoltà a rimanere incinta. Per cui se il desiderio è quello riproduttivo, è chiaro che la paziente si rivolge al ginecologo cercando spiegazione per la sua difficoltà a rimanere incinta, e quello rimane il suo problema principale chiaramente in questo momento. Ben diverso la paziente ventenne, ventunenne, che il suo problema non è chiaramente ancora quello riproduttivo, ma è più di carattere estetico, per cui vuole che gli sia spiegato il perché ha acne diversamente dalle sue amiche, ormai hanno superato la fase, diciamo, adolescenziale, o ha questa eccessiva perdita dei capelli, o è costretta a lavarsi i capelli frequentemente perché la coda è grassa, o perché la sua distribuzione del grasso corporeo è più di tipo maschile, cioè sull'addome, che non di tipo femminile, cioè sui gluti e sulle cosce. E quindi molto dipende dalla ricerca e dalla domanda che ha la paziente e dal sintomo principale che accusa la paziente. Per cui, come dicevamo prima, se l'alterazione del ciclo spesso si rivolgerà immediatamente al ginecologo, se la manifestazione è l'acne, più frequentemente si rivolge prima al dermatologo. È importante, come facciamo noi nel nostro poliambulatorio, avere un'equipe che segue queste pazienti affinché gli si possa dare una risposta estetica, gli si possa dare una risposta ormonale, gli si possa inquadrare il problema così com'è per la singola paziente e non nella generalità della policistosi ovarica. Professore, per questa sindrome l'alimentazione che ruolo ha? Esiste una dieta o un'integrazione ideale? L'alimentazione gioca un ruolo importantissimo. Abbiamo visto come già nel 1935, nel definire la sindrome dell'ovaio policistico, Stein e Levita parlavano di paziente obese. Ora non è affatto vero che tutte le pazienti affette da policistosi ovarica siano obese, ma l'obesità è presente nel 70-80% dei casi. E dobbiamo dire che solo cambiare il regime alimentare, cioè fare una dieta e perdere un 10% del peso corporeo, magari associata a un'attività fisica anaerobica, solo facendo questo, ma solo tra virgolette, perché fare questo è estremamente importante, fa riprendere il ciclo, la regolarità del ciclo in oltre l'80% dei pazienti. Ora, quindi l'alimentazione, anche qui vedete, entra un nuovo specialista che è nutrizionista alimentare, l'endocrinologo stesso, perché devono essere seguite nella loro dieta, nella loro perdita di peso. E quindi è un fatto estremamente, estremamente importante. Quali alimenti mangiare? Beh, abbiamo diverse fasi nella dieta. Dobbiamo in una prima fase aiutare la paziente a perdere peso affinché, come dicevamo prima, possa vincere anche quella parte di depressione legata, depressione chiaramente tra virgolette, legata al non piacersi. Iniziare a dimagrire significa accettarsi meglio allo specchio, e che aiuta ciò ad andare avanti con la terapia. Quindi dieta e attività fisica, a cui associare degli integratori. Oggi abbiamo a disposizione degli integratori a base di inositolo, in particolare di mio inositolo, estremamente importanti, perché ne siamo carenti. Voi vedete che la industrializzazione della produzione di alimenti ha portato alla possibilità a tutti noi di avere tanto cibo.
ma la qualità del nostro cibo non è come quel cibo che si mangiavano 100 anni fa i nostri avi, i nostri nonni. Ora, il nostro cibo è più povero in molti elementi. Tra gli elementi di cui è povero è proprio l'inositolo. L'inositolo è una molecola molto simile a uno zucchero, ma non è uno zucchero, non ha le calorie di uno zucchero, ma svolge un ruolo fondamentale nel leggere e interpretare i messaggi ormonali, in particolare quegli ormoni che sono l'insulina e l'FSH. L'FSH è l'ormone importante perché ciò che stimola l'ovaio, che fa crescere il follicolo e che porta poi all'ovulazione con la collaborazione dell'ormone LH, e quindi vedete che si lega molto a quello che dicevamo prima, cioè che nella policistosi ovarica c'è una anovulazione cronica. Beh, tanti studi ormai, e oltre 35 sono stati pubblicati dal mio gruppo, sull'efficacia di una somministrazione di inositolo in queste pazienti. Ora, quale inositolo? Ne esistono diverse isoforme, ma la letteratura ormai è piuttosto chiara che un'associazione delle pazienti sovrappeso di mio-inositolo e di chilo-inositolo in un rapporto 41 è sicuramente la terapia più efficace in questo tipo di pazienti. La letteratura scientifica ha dimostrato questo e quindi è fondamentale nei nostri protocolli terapeutici, è diventato ormai routine l'aiuto del terapeutico, di una terapia integrativa in questo caso, in questi pazienti. E altre terapie che noi abbiamo a disposizione riguardano le terapie che inducono l'ovulazione nelle pazienti desiderose di gravidanza, e lì abbiamo chiaramente a disposizione diverse soluzioni che vanno dal clomifene citrato all'FSH esogeno, l'FSH ricombinante, e questo si entra in quei protocolli, diciamo, di induzione dell'ovulazione con finalità riproduttiva. Professore, per quanto riguarda invece la pillola, è corretto prescrivere la pillola ad una donna che soffre di questa sindrome? Questa è una bellissima domanda. Diciamo che la pillola non è terapeutica per questa sindrome, anzi, essendo una sindrome caratterizzata da alcune alterazioni metaboliche, la pillola potrebbe peggiorare queste manifestazioni. Diciamo che è un approccio frequente da parte di alcuni specialisti, perché è ciò che di più semplice si può fare. È un ovaio che produce troppi ormoni maschili rispetto a quelli femminili, lo mettiamo a riposo, lo sediamo e chiaramente riduciamo la quantità di ormoni maschili. Ma non è la terapia per la policistosi ovarica, diciamo che è una terapia tra virgolette sintomatica, ma non risolviamo il problema. Il problema invece va risolto. È chiaro che queste pazienti potrebbero desiderare al tempo stesso una terapia per la sindrome dell'ovaio policistico e avere una terapia contraccettiva, avere un desiderio contraccettivo. Ci troviamo chiaramente in un periodo di età fertile, per cui il desiderio potrebbe essere quello procreativo o al contrario quello contraccettivo, perché la paziente in quel momento decide che non è il momento ideale per una gravidanza. E allora direi che la pillola è comoda, d'accordo? Special modo se guardiamo bene alle varie composizioni, non tutte le pillole sono uguali, le pillole sono composte da due componenti ormonali, gli estrogeni e il progestinico, e alcuni progestinici hanno un effetto antiandrogeno più di altri progestinici, per cui da un punto di vista sintomatico, per esempio sull'acne, per esempio sull'alopecia androgenetica, possono avere un buon effetto. Ripeto, è un effetto sintomatico, non è un effetto terapeutico, e per cui alla pillola va sicuramente abbinata una dieta alimentare, va sicuramente abbinata un'attività fisica, va sicuramente abbinata l'inositolo nelle modalità con cui dicevo precedentemente. Professore, è stato un piacere ascoltarla. Io la ringrazio per il suo contributo. Arrivederci. Grazie a voi, grazie per l'invito. A presto sentirci. A presto, professore. Grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.